Come operatrici e operatori della sanità abbiamo il dovere morale e deontologico di prenderci cura di tutta l'umanità. L'incapacità delle nostre istituzioni di condannare gli attacchi implacabili e indiscriminati di Israele contro Gaza ci spinge a mobilitarci per chiedere un cessate il fuoco immediato e permanente e permettere la creazione di corridoi umanitari. Secondo Euromed Monitor, al 30 dicembre, oltre 30.000 palestinesi, di cui 11.800 bambini, sono stati uccisi. Altri 58.000 sono rimasti feriti. Quasi 2 milioni sono gli sfollati. Il blocco degli aiuti umanitari e medici ucciderà di più mentre si diffondono la fame e le malattie infettive. Medici Senza Frontiere ha affermato che Israele ha mostrato un palese e totale disprezzo per la protezione delle strutture mediche di Gaza. Dal 7 ottobre Israele ha preso di mira 164 strutture sanitarie in 25 dei 36 ospedali di Gaza. Sono state colpite più di 84 ambulanze. Sono stati uccisi 300 operatori sanitari. La Al Jazeera riporta che almeno 110 operatori sanitari sono stati arrestati e torturati. Di alcuni si sono addirittura persi le tracce. I medici hanno dovuto amputare gli arti di bambini con gravi ustioni, senza anestesia o strumenti chirurgici sterilizzati. Gli operatori sanitari sono completamente esausti e disperati. I nostri colleghi stanno morendo al capezzale dei loro pazienti, mentre Israele ha smantellato il sistema sanitario Gazavi, condannando i feriti a morte e sofferenze atroci. Facciamo eco all'appello di Medici Senza Frontiere, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel chiedere un cessate il fuoco. I civili, i bambini e gli operatori sanitari devono essere protetti dal diritto umanitario internazionale. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e permanente. Chiediamo di trasportare i feriti palestinesi negli ospedali italiani mentre Gaza ricostruisce il suo sistema sanitario. Gli operatori sanitari non sono un bersaglio. Chi uccide gli operatori sanitari uccide l'umanità intera.